benvenuti nel canale. Oggi vi portiamo con noi nel SIGEP 2024. Parleremo di dolci, vi faremo vedere delle cose spettacolari che magari a noi ci piacciono, ma sono convinto anche a tanti di voi. Andiamo quindi a scoprire questa fiera che interessa tutto il mondo della pasticceria, gelateria e panificazione. Andiamo! Ale, ma io ho un canale tecnologico, perché siamo qui? Perché mi serve a me, una volta ogni tanto qualcosa serve a me. Queste sono tutte cialde, diversi gusti, cacao, amaretto, che possiamo utilizzare per i nostri gelati. Gelato World Cup, gelato e poi World Cup. Ovviamente giochiamo un po' in casa con il team manager italiano. Dei coni è targata Roma. Pistacchio di Bronte, può assaggiare? Prova, eh? Gusto? Lo senti? Che non è raffinato, si sente? Si vede anche dal colore che è più intenso. Gelato chetogenico, cioè non c'è gli zuccheri normali, ma c'è l'eritritolo, non mi ricordo come si chiama. La base è all'acqua e non è una base con il latte, però il gusto c'è, dai, non è proprio la stessa cosa, è mangiabile, nel senso che un po' la voglia del gelato te la levi. Sono stampi di silicone. Ah, per fare forma sopra il gelato. Gelato. Per realizzare coni, pasteurizzatore, io lo metterei tra il frigo e il congelatore. Prendi un volantino anche. Il sorridente, molto grazie. SIGEP 2024. Qua troviamo tante novità che riguardano il mondo della pasticceria, della gelateria e anche della panificazione. Esposizione di prodotti innovativi, nuove creazioni, con un'enfasi su ingredienti sostenibili e tecnologie avanzate. Dimostrazioni dal vivo, maestri pasticceri, gelatari, panettieri mostrano le loro abilità e tecniche all'avanguardia. Ci sono seminari per chi vuol prendere pratica su nuove tecniche, concorsi e gare, come ad esempio la competizione tra nazioni sul miglior gelato del 2024. Naturalmente, come tutte le fiere, ci sono opportunità per scambiare idea e allacciare nuovi rapporti tra i vari brand, oppure se abbiamo magari una gelateria oppure una pasticceria e vogliamo diciamo avere dei rapporti più diretti con il nostro fornitore principale. Assaggi, degustazioni, possibilità di assaggiare una varietà di prodotti, di gelati artigianali, di dolci, presentazione di prodotti salutari. Abbiamo assaggiato con Alessandra il gelato chetogenico che mi ha fatto impazzire. With your red lips and funky beat, you better hold your head up to the sky. I'm gonna go with you till the day I die. Non so come mai, ma dove si mangia c'è sempre gente. Qui ti fanno vedere i vari estrusori che realizzano i vari pasticcini. Nel frattempo siamo passati dal reparto gelati, dolci, a quello della panificazione. Abbiamo visto le farine, siamo stati allo stand della Petra
e abbiamo assaggiato anche alcune tipologie di farine particolari, germogliate, eccetera. È molto molto interessante. Noci, cioccolato, nocciole, cioccolato, betta. Sentiamo. Grazie. Il cioccolato ci sta benissimo con l'uvetta. Un'esplosione. Buono. Le facciamo vedere tutti e con quella che. E questo è quello finito. Molto bello. Siamo arrivati alla fine di questa esperienza SIGEP 2024. È stato bellino perché ho scoperto alcune cose che non conoscevo. E Alessandra, sei rimasta soddisfatta di questa esperienza? Soddisfatta, sì, dai, è una cosa nuova che non abbiamo mai provato. Ok, adesso facciamo una pausa pranzo e poi ripartiamo verso casa. Ci vediamo con un nuovo video, alla prossima, ciao!